Bene, buonasera agli ascoltatori di Spazio Aperto. Come ogni mercoledì alle 18.30 andiamo in onda con un argomento che sicuramente sarà di vostro interesse anche quest'oggi. L'ospite che abbiamo invitato con noi oggi è l'avvocato Saverio Papagni, avvocato in Bari, membro della direzione generale della Democrazia Cristiana degli anni 60-70, e abbiamo invitato questo illustre ospite perché vogliamo ricordare l'anniversario della morte del presidente della DC Aldo Moro. Intanto saluto il nostro ospite. Buonasera, avvocato. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato l'invito. Ridò intanto la linea al nostro regista Ugo per il saluto al network. Prego, Ugo. E ti ringrazio Ugo. Ormai, come dico sempre, di consueto, Radio Saiuz si avvale della collaborazione di alcune web radio, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modera Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indi. Inoltre ci si può seguire sul nostro sito al www.radiosites.it, sulla web TV ovviamente anche, oltre alla radio, e c'è sempre la nostra chat aperta. Inoltre, come sempre, ci si può seguire anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Sites, anche lì la chat è sempre aperta. Io consiglio sempre i nostri ascoltatori a scrivere e a porre le domande. Voglio sempre ricordare comunque il nostro media center al www.sitesmedia.it. Come login basta mettere ospite, non c'è bisogno di nessuna password e si accede a tutti i vari programmi format che sono passati o che sono tuttora vigenti sulla nostra web radio. Con questo è tutto, ti ripasso la parola, Ugo. Bene, grazie, grazie Ugo. Abbiamo lo stesso nome, quindi non è un Siete errore. omonimi. Siamo omonimi. Bene, avvocato, perché parlare di Moro? Intanto credo che si debba parlare di un uomo che insomma, non è stato nuovamente riprodotto. Insomma, abbiamo la possibilità quindi di ripercorrere alcuni tratti del nostro passato dove abbiamo avuto la possibilità di avere una personalità illustre, ma con delle belle idee e con una bella maniera di far politica. Credo che adesso non sia facile trovare persone così. Intanto, vuole tracciare un profilo del presidente Aldo Moro, lei che è stato così vicino a questa personalità? Sì, senz'altro, senz'altro. Dunque, l'onorevole Moro, nonché il professor Aldo Moro, è stato l'uomo politico che, militando naturalmente come cristiano e cattolico nel Partito della Democrazia Cristiana, si è sempre sforzato, è stato, non voglio dire l'unico, ma uno dei pochi, si è sempre sforzato di far veicolare il messaggio cristiano attraverso l'azione concreta e politica che si andava realizzando. Un progetto direi anche abbastanza arduo, ma nello stesso tempo possibile, perché essere cristiani e non avere il senso della solidarietà, il valore del dialogo, l'amore per il prossimo, sono dei principi fondamentali, quindi non averli significa non appartenere alla stessa cultura e alla stessa visione del mondo. Egli quindi si sforzò sempre nella sua politica, anche se ad alcuni apparve una politica un po' equivoca. Perché? Perché fondamentalmente c'era in lui questa vocazione, che poi è la vocazione che dovrebbe essere di ogni cristiano, di ogni cattolico, cioè egli intendeva coinvolgere il più possibile masse popolari al benessere, cioè egli diceva non c'è una democrazia compiuta se ci sono persone, tante, tante persone che nella povertà non hanno la possibilità neanche di levare lo sguardo al cielo, che vivono nella disperazione. Allora non è possibile, non è assolutamente possibile parlare di democrazia in un contesto così strano e contraddittorio.
E quindi egli si sforzò di rendere, diciamo, sotto il profilo dell'equilibrio, si sforzò di far capire, ecco, in questo si sforzò, perché quello che poté realizzare lo realizzò, ma si sforzò di far capire anche a coloro che pensavano di capire e che anche oggi pensano di capire e che non hanno ancora la sensibilità di capire quell'uomo a che cosa tendesse, si sforzò di far entrare nelle loro menti questa capacità di volgere lo sguardo alla parte popolare, cioè a coloro che soffrono, coloro che non hanno nulla. E allora Ecco, che cosa avvocato, la poteva fare? interrompo un attimo perché vorrei insomma, ricordare ai nostri ascoltatori che Aldo Moro è nato a Maglie, vicino Lecce meridionale, nel 1916 e poi è morto nel 1978, è stato trovato ammazzato il 9 maggio nel 78, rapito naturalmente il 16 marzo del 1978, sono stati quasi 2 mesi di prigionia. Il professor Aldo Moro è stato non solo professore universitario presso la facoltà di giurisprudenza di Bari, Sì, ma è esatto. stato anche, ha diretto anche l'università di Roma e poi è stato di diritto penale all'università di Bari, poi Sì, alla titolare della cattedra di diritto titolare della carta penale, è e poi stato ha avuto. titolare anche a Roma. Ma, Perfetto. cioè, mi scusi se la interrompo, ma Prego. voglio dire che questo è l'aspetto esteriore che tutto il mondo conosce di Aldo Moro, cioè l'aspetto, diciamo, quello esterno, quello visibile, ma l'idea, il pensiero del nostro grande statista non è ancora oggi conosciuto, non è stato ancora assimilato, cioè assimilato nel senso di riuscire a spiegare o a spiegarsi qual è stata la ragione della sua linea politica. Non so se avete Infatti, capito. volevo chiederle, avvocato, un uomo così, uno statista di così alto livello, un uomo, ne parleremo credo fra un po', Sì, un uomo certo. dalle convergenze parallele, un uomo dal compromesso storico, un uomo della strategia, dell'attenzione, perché viene ammazzato e perché non viene salvato? Guardi, partiamo dalla parte, diciamo, dalla parte ultima, perché viene ammazzato e non viene salvato. C'è un grosso equivoco nel quale anche la sinistra è caduto, anzi è caduta come sinistra, ed è quella del pensare che ci fosse in quel momento una necessità di contrastare l'idea di questi rivoluzionari che volevano praticamente sfidare lo Stato e quindi non era possibile venir meno a tutto questo, completamente idea completamente errata. Come giustamente l'onorevole Moro ha detto nelle sue lettere anche, ha detto che ha fatto riferimento quando è stato l'episodio di quell'onorevole napoletano che fu sequestrato, e gli disse: beh, anche per quello si è resa la disponibilità di alcuni per la sensibilità dell'uomo. Ma il problema per Aldo Moro qual è stato? Non si poteva, cioè non poteva, e così ha inteso esprimersi la sinistra in Italia, cioè il Partito Comunista, e questo mi dispiace, è evidentemente stato un errore storico di cui oggi stanno pagando le conseguenze. Apro e chiudo una parentesi: in una lettera egli disse, attenzione, non pensate al domani, pensate al dopodomani. La gente pensa che siamo già al domani, non siamo ancora al domani. Quello che arriverà ancora sarà qualcosa per il paese di molto devastante, perché quando si rompe un equilibrio, volutamente si rompe, evidentemente c'è una finalità da raggiungere.
Vedremo che cosa succederà. Torniamo Insomma, al centro. un uomo che ha sempre cercato di unire le differenze, e sono uomini che hanno sempre pensato al paese, alla nazione, più che a se stessi. Certo. E quando egli ha come dire, creato, ecco, ha intuito la linea moderna del centro-sinistra, egli non ha fatto altro che mediare in termini politici o programmatici ideologie diverse. Quindi in questo egli ha capito che c'era la necessità, e anzi la premessa per un dialogo con le forze che rappresentavano le masse popolari, entro le quali come dire, si annidava la parte più sensibile al dolore, la parte più estromessa, la parte più come dire, più ingiusta o ingiustamente trattata. Quindi il centro-sinistra altro non era questo. E quando egli parlava che poi era una strategia, e indicò anche una formula geometrica, dicendo che facendo l'esempio a proposito del Partito Comunista, non che avesse simpatia per il partito, egli capì che il Partito Comunista stava perdendo quota perché aveva in sé la ingiustizia determinata dal fatto che non siamo tutti uguali, siamo tutti partecipi di un destino democratico, ma non siamo uguali, ognuno di noi ha suoi talenti e quindi ognuno di noi ha una sua dignità, e perciò in una democrazia ogni cittadino deve essere rispettato. Allora, per poterlo fare, la dignità deve essere estesa a tutti. Ecco il suo disegno. Quindi prima con il Partito Socialista, poi capì anche che c'era da conquistare questa massa enorme che era all'interno del Partito Comunista. E E infatti, quando la voglio interrompere così i nostri ascoltatori magari ci seguono anche un po'. Infatti all'interno della DC Aldo Moro, ricordiamolo, apparteneva, mi corregga se sbaglio, alla corrente Dorotea, una corrente anche No, 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 fanfaniana. no, 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 no. Moro apparteneva alla corrente propria, cioè Moro entrò nella Democrazia Cristiana con una visione assolutamente sensibile alla sofferenza umana, e quindi partecipava a tutte queste espressioni che mettevano in luce tutte le iniziative che si potessero assumere. Quindi egli fece un excursus come dire, di sensibilità, di conquista man mano, perché no, di responsabilità da parte sua nell'ambito del partito, con una visione che era una visione di ulteriore conquista, anche in linea del potere, per poter stabilire un discorso valido e quindi lanciare un ponte nei confronti di queste forze popolari, e un dialogo, cioè il dialogo che non toglie la fisionomia ai partiti, ma che aiuta tutti a dare alla democrazia una unità, dare alla democrazia quella partecipazione che tutti attendono che ci sia. Questa è Però, una vera democrazia. avvocato, mi deve consentire, insomma, nel 42 lui si incontrava già nel 42 con Falck, De Gasperi, Scelba, lo Sì, stesso ma Dossetti, quindi certo, un'idea dossettiana, e cioè quella. ma Dossetti era un uomo formidabile. Dossetti aveva già, socialmente parlando e politicamente parlando, aveva già una tendenza che io non amerei dire sinistrosa, progressista della vita, cioè
una sensibilità, è la scuola fiorentina quella, è una sensibilità particolare per i problemi sociali, per parlarci chiaro, per i problemi che investono gli ultimi. Noi dobbiamo essere per gli ultimi, non per quelli soltanto, ma diciamo, nel giro che si realizza all'interno di una democrazia, cioè questo vortice di consensi che si riesce a cogliere nella democrazia, questo vortice positivo, intendo dire, deve essere coinvolta anche la parte più sfortunata. Dossetti era molto sensibile a questa linea, ma Moro lo era come continuatore di questa linea, non si è mai smentito in questo, non l'ha mai fatto. E quando io ho sentito lei che diceva poco fa delle convergenze parallele, Certo. beh, è una figura geometrica perché va capita, cioè siccome geometricamente si intende che queste linee si congiungano poi all'infinito, la gente deve porsi il problema di queste parallele, di queste due linee, alla fine, all'infinito, come giungono? Siccome il Partito Comunista non poteva giungere con la sua fisionomia, perché sarebbe stata praticamente debellata col tempo, egli pensava a una unità, cioè si congiungono. Questa unità sarebbe stata l'unità ideale che metteva tutti gli uomini nello stesso processo democratico e quindi nello stesso processo di dignità umana. Quindi egli a questo pensava. Quando qualche volta, devo dirle, qualche volta abbiamo detto, Presidente, dicono tutti che lei è simpatizzante del Partito Comunista. Lui non se la rideva perché non rideva di nessuno, però sorrideva dicendo che bisogna anche capire come si fa politica se la si vuole fare, no? Altrimenti c'è da dire che se non si fa politica ci sono interessi per non farla. E tutto questo praticamente è stata anche la sua fine, perché la sua fine è stata determinata non soltanto dall'interno della Democrazia Cristiana, ma anche dall'esterno, dove ci sono stati lì, io ne ho letti dei libri, chiamano in ballo le forze occulte, i servizi segreti di questo e quest'altro, cioè, guardiamo a casa nostra, Una guardiamo guerra che qui. non è mai finita, è una guerra che non è mai finita. E guardiamo in casa nostra. Noi l'episodio Moro per noi è un episodio doloroso, un episodio di grande dolore. E ripeto, se noi vediamo che con la sua morte è iniziata una diversa politica in Italia, ci rendiamo conto che quell'uomo, cioè la scomparsa di quell'uomo, è stata la scomparsa di una linea politica che portava il paese verso una democrazia, verso la democrazia che egli diceva è una democrazia monca questa che abbiamo, è una democrazia imperfetta. Noi dobbiamo Insomma, andare verso la democrazia imperfetta. avvocato, insomma, mi faccia dire questa osservazione e gliela pongo così come credo debba essere posta. La politica deve conoscere i problemi del territorio, deve individuarne la soluzione e seguirne un percorso. Dove ha sbagliato il professor onorevole Aldo Moro? Nell'essere troppo politico o nell'essere troppo vicino alla gente? No, il professor Moro non ha sbagliato per essere vicino alla gente, perché l'uomo politico non può non essere vicino alla gente. Oggi abbiamo un processo, purtroppo, un processo di allontanamento, è un processo graduale, ma di allontanamento della politica nei confronti
della gente, cioè degli interessi sociali. Interessi sociali nel senso che la gente chiede, e questi sono come dire, istanze civili, la gente chiede, non si può fare a meno di capire, non si può fare a meno di ascoltare, non si può fare a meno di decidere secondo quanto la gente espone per le sue esigenze. Il problema è che oggi c'è una insensibilità determinata da un potere immenso che hanno costoro e decidono. Un esempio, uno degli ultimi esempi, per esempio, quel signor Renzi, che è stato presidente del Consiglio, quello diceva, non è affatto di sinistra questo atteggiamento, ma non lo è affatto. Diceva, io tanto i sindacati li ascolto, ma poi faccio per conto mio. E che dialogo è questo? La sinistra si è sempre contraddistinta, voglio dire, non la sinistra, non la vediamo. Ma dico la parte sinistra, il pensiero della sinistra, si è sempre portato verso il dialogo, verso il confronto, verso spesse volte una decisione sofferta ma unitaria. Questa è stata. Invece, oggi come oggi, anche i partiti sono distanti. Lei faccia l'istanza per andare in qualsiasi partito, i partiti non ci sono più, ci sono soltanto delle torri d'avorio dove è difficile fare la scalata, non si sa dove siano e loro decidono chi deve andare, chi non deve andare. Prima c'erano le sezioni, c'era la vita dei partiti, si facevano i comizi, la gente partecipava e coloro che diciamo erano al potere, ma un potere più serio, molto più serio di oggi. Partecipavano e chiedevano ed erano come dire, ricettori di queste istanze. Loro erano sensibili a tutte queste istanze e le traducevano in provvedimenti. C'era un dialogo diverso, c'era prima come dire, un'armonia diversa. La Infatti, sinistra oggi. l'onorevole Moro, è stato sottosegretario più volte e anche ministro alla pubblica istruzione, e a lui dobbiamo dare il merito di aver consentito l'insegnamento dell'educazione civica Esatto, nelle ma scuole. questo è stato, questa iniziativa è stata completamente disattesa, tant'è vero che ne abbiamo più volte parlato, il cittadino è esposto ed è come dire, disorientato perché nessuno gli ha detto che c'è una Costituzione, che è una meraviglia, che la nostra Costituzione è il frutto di menti eccelse che hanno elaborato, che hanno sentito di poter dare la loro parola. La nostra Costituzione non esiste al mondo, voglio Lo dire, stesso come Moro ha uguale. partecipato, è stato membro dell'assemblea, Moro incaricata, è stato membro sì, entra nella commissione che si è sottocommissione. occupato di redigere la carta Sì, costituzionale, quindi esatto, potrei ha partecipare. partecipato ed era giovanissimo, Era il era 46, 31 era il anni, certo. 1946. Sì, era Ecco, 31 anni. però, avvocato, la figura di Aldo Moro è eccellente, naturalmente spicca con la sua luminosità dovunque. Ci sono però alcune note che io vorrei fare analizzare con alcuni aspetti che vorrei analizzare. Diciamo, la sua voglia di essere accomodante, ecco, mi faccia passare questo termine, di essere dialogante con tutti, ha consentito anche all'onorevole Aldo Moro di ospitare alcune basi terroristiche sul territorio italiano, parliamo di Yasser Arafat allora, e quindi si dice che abbia fatto un accordo consentendo allora le basi terroristiche purché il territorio italiano non fosse attaccato. C'è un altro episodio che dobbiamo diciamo, attribuire a lui, a Rumor, se non ricordo male, che era ministro del
degli esteri, quando è stato consentito col trattato di Osimo, parliamo della zona B di Istria, quando è stato consentito la cessione di questa parte del nostro territorio alla Jugoslavia. Bene, questi trattati che sono stati comunque affrontati da quest'uomo eccellente, danno una misura della sua, possiamo dire, accondiscendenza politica. Ma questa accondiscendenza è stata fatta però a un prezzo piuttosto alto. Il territorio italiano la prima volta e ancora una seconda volta il territorio italiano è stato sacrificato per un accordo, non soltanto politico. Lei che ne pensa? Beh, io posso dire che Moro e tutto il governo, Moro era in sintonia anche in quel periodo e per questi episodi, era in sintonia con una visione, diciamo, cristiana della vita. Qualcuno dirà, ma questa è una enormità. Sì, perché l'alternativa a questi episodi, l'alternativa rispetto a un modo di concludere civilmente questi dolorosi episodi, questa alternativa altro non era se non l'uso della forza, che non è nella nostra indole e non è neanche nella nostra Costituzione. Sicché non sono stati momenti di debolezza, sono stati momenti di riequilibrio, perché noi venivamo da una serie di delitti fatti, perché quelli sono delitti commessi a danno di tanti poveri nostri giovani che hanno perduto la vita e quindi hanno squilibrato le famiglie durante l'ultima guerra mondiale. Allora, evitare la guerra ad ogni costo, come è scritto anche nella nostra Costituzione, e comprendere, cioè avere senso di comprensione che non è segno di debolezza, ma è segno di equilibrio e riequilibrio e di accomodamento nei confronti di altre parti in causa. Ecco, questo non è un indebolirsi o dare atto all'altro che è più forte. No, significa soltanto che qualcosa va salvata ad ogni costo, che è la pace. La pace va salvata ad ogni costo. Per quanto riguarda il Medio Oriente, lì io sarei molto cauto, nel senso che lì ci sono trattati disattesi, ci sono accordi presi e lasciati inesplorati, nessuno li guarda nemmeno. Ci sono molti interessi che sono stati come dire, portati avanti e per i quali non c'è stata la possibilità di trovare un rimedio. Ebbene, questa situazione in Medio Oriente esiste ancora perché noi abbiamo anche atti di prepotenza, possiamo dirlo, di un presidente americano, fa la sua scelta, per l'amor del cielo, fa la sua scelta, ma che va lì a come dire, creare, per meglio dire, a spostare l'ambasciata nella città sacra, proprio in odio a qualcuno o in odio a qualche altro. Il problema è che per il Medio Oriente la faccenda va esaminata molto attentamente. Ci sono sofferenze, molte sofferenze, ci sono uomini che ogni giorno perdono la vita e ci sono anche egoismi antichi che perpetuano la loro realtà e la loro logica. Quindi io non mi sentirei di dare un giudizio negativo su qualcosa
L'amore profondo per la vita e per la pace si esprime anche molto spesso nella rinuncia. Ecco, ma Se... ci può andare bene una frase in questo momento di Sandro Fontana, anche lui esponente della DC, che era solito dire come è possibile crescere senza morire. Beh, insomma, io non arriverei a questo, però in buona sostanza non è escluso il fatto che si debba necessariamente essere eroi, ma non volendolo essere naturalmente eroi proprio con la rinuncia. La rinuncia è qualcosa che rende grande colui che ha rinunciato. E allora, in tutto questo c'è da vedere una mentalità, c'è da riconoscere un valore, c'è da riconoscere una sensibilità che oggi me lo consenta, me lo faccia passare. Prego. Oggi nessun uomo del Parlamento possiede, nessun uomo, non è riscontrabile in alcun personaggio che viva nell'agone politico oggi attuale. Quindi io non vedo. Quanto manca, Non lo so infatti? Ecco, nel futuro cosa ci sarà, nel futuro cosa ci sarà. secondo lei, quanto manca un uomo come Moro alla politica attuale? Un uomo di tanto spessore, diceva prima, non abbiamo uomini di tale spessore. Adesso più che mai forse potrebbe essere necessario, oltre che utile, la presenza di No, saggi. adesso c'è. Oso pensare, vabbè, oggi avrebbe avuto tanti anni, ma oso pensare e penso che la sua azione avrebbe avuto il significato e anche il messaggio di una coesione nazionale e anche di una realizzazione realizzazione di tanti valori sociali e avrebbe dato ai giovani un cammino da percorrere proprio in funzione della solidarietà e del bene comune. Questo è mancato il suo insegnamento. Ecco, io vedo per esempio nell'ultima consultazione elettorale che ha anche le sue ragioni, che i partiti non analizzano, purtroppo non analizzano nella loro miopia politica, questi non hanno analizzato bene, pensano soltanto a dire, a raccontare fole, cioè favole, no? Qui vedo molti giovani che si affacciano alla responsabilità, più alta, no? Di rappresentare lo Stato. Ma io mi auguro che così possa anche andare. Lo Stato, egli diceva Moro, quindi il professor Moro diceva, quando proprio c'era in ballo la sua trattativa, egli diceva: lo Stato come dire, questa era la sua definizione, è la sintesi delle esigenze umane, allora, e sociali. Quindi, se tu non fai la sintesi di tutte queste esigenze, fai prevalere la visione drammatica, la visione personalistica e tutto il resto, cioè, allora lo Stato non ce l'hai più, come è stato durante la sua prigionia. Oggi vedo molti giovani che si affacciano alla vita politica. Come Moro stesso tanti anni fa disse che occorre scomporre per ricomporre nella novità per la verità. Ecco, tutto ciò che è nuovo è sempre vero, perché è una verità che scaturisce dalla esigenza sociale e dalla insofferenza sociale. E questo ontologicamente, cioè come esistente, noi lo dobbiamo accettare. La speranza è che questo possa anche portare a qualcosa di positivo, di costruttivo per il paese intero, perché è un
paese che squilibrato e che ha bisogno di tanta solidarietà da parte di tutti e di onestà, non onestà nel senso proprio come dignità, cioè proprio dignità della propria funzione. Beh, non ci starebbe male anche un'onestà intesa in senso etimologico, quello più estremo, cioè onestà. Ma non si rubi, ecco, insomma. Dignità, è onestà, proprio onestà. Onestà mentale, però, onestà. Mi faccia. Ecco, questa fucina, l'onorevole Moro è stato, diciamo, artefice di una costruzione, mi rappresenta all'interno della fucina delle idee, i partiti, lei diceva prima molto bene, che erano quelli, diciamo, le strutture che sfornavano idee, si costruivano pensieri, si costruivano programmi. Adesso questi partiti non ci sono più, abbiamo i microfoni con gli attori e i palchi. Bene, questo saggio conoscitore della vita, quindi anche un sapiente esperto, conoscitore dei percorsi che conducono alla morte. Lui è stato 55 giorni di prigionia, ha vissuto 55 giorni di prigionia e ci sono 38, credo siano 38 le lettere che lui ha, ha mandato un po' anche ai suoi. L'ha mandato a qualche altro, vabbè, lasciamo stare. Non fa niente, ecco, lei, quelle ufficiali sono 38. Ha vissuto, diciamo, gli ultimi giorni della sua vita con la stessa saggezza con cui ha vissuto i giorni che hanno preceduto la prigionia, e quest'uomo aveva una forza interiore notevole, però non sono mancate nelle sue lettere le accuse anche a uomini o compagni di partito. Ma le accuse a uomini di partito erano accuse molto pesanti, ma giuste, perché si è ritenuto in sintonia con qualche con qualcuno che voleva soltanto fare un gioco di potere, si è ritenuto di poter sbarazzarsi di quest'uomo che era forse troppo ingombrante, ecco, di una personalità ingombrante. Io, a differenza di tutto questo pattume, è vero che anche all'epoca lo ha condannato alla morte, le dico soltanto una cosa, egli disse una volta, sono le sue parole, il potere chiama il potere e io faccio una battaglia di idee. Oggi la battaglia di idee manca, non ci sono idee. Ma le idee vengono attraverso la sensibilità. Vede, io faccio un esempio proprio pedestre, nel senso non farmi capire da lei, ma per farmi capire da chiunque voglia avere la pazienza di ascoltarci. Ma il femminicidio, questo per dire, esiste un ministero. Guardi che le posso dire, io appena ci sarà il ministro, ci sarà il dicastero costituito, io mi sono riservato di fare delle noticine per suggerire come fare per dare a questo delitto la pena esatta e direi anche socialmente richiesta, ma non per una questione di vendetta, no, per disincentivare, perché qui c'è gente che si fa i calcoli, no? Che fa i calcoli, non sto scherzando, fa i calcoli per vedere che cosa succederà, io faccio questa, so io, dovrebbe saperlo anche chiunque stia là, ci saranno degli avvocati, ci saranno, ma ecco, questa gente dovrebbe capire che non possono comandare 5-10 uomini e tutto il resto deve ubbidire. Questa non è democrazia, non è partecipazione, questa è soltanto una oligarchia che poi si esprime attraverso una forma falsa della democrazia. Questo è tutto. Allora, e parliamo di molte città del nostro sud, ma anche nel nord, che non hanno ancora riconosciuto la presenza del difensore civico.
E Sì, quindi. ma è chiaro, ma è logico, cioè, hanno paura, tutti hanno paura delle intermediazioni, dei personaggi preposti a certi luoghi di responsabilità, hanno paura delle intermediazioni che sono di carattere politico e anche diciamo costituzionale. Le regioni, aboliamole, Certo. le province, le aboliamo. Ma tutto questo, ecco perché il suo insegnamento, cioè tutto quanto passa attraverso, cioè più passaggi ci sono, più responsabilità si consolida se la gente è onesta, non sto cedendo l'idea. E se la gente è onesta, e perché non fare? L'unica cosa invece che questi politici e anche il nostro, quello che faceva il Presidente del Consiglio, quel sedicente, non lo so chi, Il signore di cui dice, parlava prima. sì, cioè, noi qui, lì, no, lì c'è da fare soltanto una cosa, la politica è un indirizzo. Tutto il resto, la politica, non c'entra con le banche, gli istituti di credito, le cooperative, i vari enti. Non Equitalia. esiste tutto questo. Tutto questo non deve esistere. Le ASL, con la politica non esiste, perché le ASL hanno il direttore amministrativo e il direttore sanitario. E hanno Rispondono loro, no? politicizzato anche le malattie. Sì, Hanno politicizzato le malattie. e quindi praticamente per esempio noi, lei è un dottore, no? Quindi lo sa Sì. meglio di me, allora, hanno come dire, reso inutilizzabile il momento, la struttura sanitaria, inutilizzabile. C'è una enorme confusione proprio per una serie di omissioni che hanno fatto proprio. Come atteggiamento all'interno di questi enti che sono condotti, perché no, nomine, no, eccetera, da politici. Non c'entra la politica, non c'entra, la politica deve essere fuori, completamente fuori da queste strutture, per poterle anche orientare, controllare, per poter dare a queste strutture anche il parere, il consiglio, l'aiuto che si può dare Ecco, politicamente. forse l'onorevole Moro avrebbe definito l'attuale sanità una sanità malata, è Sì, una sanità che avrebbe bisogno di un aiuto, di un ma sostegno. Ecco, ma lei condivide, definita, lei condivide un'affermazione tipo il populismo di cui tanto si blatera, beh, diciamo, guardi. funziona laddove manca il pensiero, la cultura politica, dove Ecco, la politica manca. se le dirò una cosa, devo aggiungere, si sta scrivendo e si sta dicendo tanto, quando si parla in democrazia di popolo, noi se non lo abbiamo il cappello ce lo mettiamo e poi ce lo togliamo, il popolo è sovrano, lo dice la Costituzione e non soltanto la nostra Costituzione. Quindi, fare come dire, esasperare il concetto di popolo, per meglio dire, non il concetto, ma perché se il popolo si fa pressante, se il popolo chiede, se il popolo è se stesso poderosamente e avanza verso questi ignobili che non fanno il loro dovere, come si fa a chiamare populismo, che cosa vuol dire? Ma per me potrebbe essere anche una parola nobile, perché molta gente non sa, per esempio, che mentre scrivono, dicono, su questo concetto del populismo non c'è molta letteratura, non c'è soltanto un libro scritto da un autore sovietico di parecchi anni fa. Ma non c'è una letteratura, non,
non è diffusa questa, l'hanno soltanto usata da poco tempo, non so se in Italia o altrove, si sbagliano, perché il popolo deve avere la prima e ultima parola, altrimenti non c'è democrazia. Tanto vale dire altro senza prenderci in giro, dire guardate qui stiamo in una forma di dittatura mascherata, questa maniera, questa, che inventatevi tutto, ma non dite che è democrazia. Nella democrazia il popolo va rispettato, di fronte al popolo ci si deve inchinare, perché il popolo è l'unica e vera espressione di una democrazia, il resto è niente, cioè è tutt'altro. E allora io diciamo a queste persone, definite quello che volete dire, quell'altro definitelo voi. E infatti adesso, come in questo momento, lei faccia conto, ne abbiamo parlato poco fa, di chi vuole aderire a un partito. Partiti non esistono, il dialogo non esiste più, non ci si può inoltrare in un discorso, ma le immagini, che non lo so se quello che sta a Londra, quel palchetto, non so se esista ancora, dove il cittadino va sul palco ed esprime le sue idee, ma noi siamo lontani miliardi di anni luce. Noi siamo dei retrogradi, noi non, altro che populismo, scrivete pure, ma parlate pure. Voi dovete dire soltanto che il popolo è quello che comanda, se no chiudiamo. Il popolo però, avvocato mi consente, il popolo è una massa amorfa e informe. Ma è tenuta amorfa perché, come abbiamo detto prima, lo si fa apposta. Perché allora lei parlava dell'educazione civica? Perché nelle scuole, e questo glielo dico io, perché nelle scuole si è trascurato la componente dell'insegnamento della nostra Costituzione? Perché si è trascurato l'insegnamento della Costituzione e di tutti i lavori preliminari, che sono proprio poi meravigliosi, perché la volontà della legge che si costruisce, e i vari interventi di tanti onorevoli, di tanti giuristi, di tanti esperti, è una meraviglia. Perché tutto questo? Perché la gente deve essere tenuta nell'ignoranza. Mi sono spiegato? Allora, perché nell'ignoranza si governa. È facilmente gestibile. Quindi, si gestisce meglio perché sono ignoranti, no? È chiaro, hanno è chiaro, una scarsa capacità critica. È chiaro, e questi che cosa sanno? Non sanno niente, e dici, ma vabbè, e quindi beati noi che siamo lì a godere per dei privilegi, la gente purtroppo. Questo quindi adesso abbiamo, avvocato, una situazione politica dove persone eccellenti come il nostro Moro non ci sono più anche i vari Berlinguer, i vari pensatori, gente che aveva comunque la possibilità di dare delle idee eccellenti, insomma, di creare. Certo. Adesso abbiamo ecco, le volevo dire, adesso abbiamo dei politici che hanno tolto magari spazio e anche palco, come diceva lei, ai nostri artisti. Si esibiscono con il microfono in un palco, strappano gli applausi e magari i consensi piuttosto che i voti. Abbiamo i nostri politici che strappano applausi piuttosto che i voti. E hanno le varie clac, hanno preso il posto, anche hanno tolto lavoro, stanno togliendo lavoro anche ai nostri artisti, perché ormai la politica si fa in questo modo, come lei diceva prima, priva naturalmente di qualsiasi fondamento, oserei dire razionale, e i risultati credo siano sotto i nostri occhi. Voglio aggiungere anche, come lei ha potuto vedere, che la contraddittorietà dei termini e dei provvedimenti. Qualcuno dice noi abbiamo
tanti giovani in più impiegati, messi a lavoro, eccetera. Poi viene l'Istat e dice no, dice qui c'è una diminuzione e tutto il resto. Poi ce n'è un altro che parla, fa un discorso diverso, cioè qui c'è anche il falso, cioè La disinformazione. sì, la cattiva Ognuno informazione. plasma le proprie Sì, statistiche a seconda di come gli fa comodo, insomma. esatto. Sono Quindi statistiche a volte di parte, sì, certo. siamo Sì, combinati non molto abbiamo più un male. riferimento No, 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 obiettivo. no, è a posto, è a posto. Questo è tutto, questo è tutto. Va E bene, questa. io, il tempo si avvicina verso la fine e abbiamo il tempo. Non so se il nostro regista ci dice se c'è Massimo Bonella per le ultime notizie, ci dà conferma della sua presenza. In ogni caso, io credo che dovremmo avviarci verso la fine e naturalmente faccio l'ultima domanda al nostro gentilissimo ospite, avvocato Saverio Papagni del Foro di Bari. Avvocato, la politica attuale, quella che vediamo, di cui abbiamo parlato fino ad ora, quella che vediamo ogni giorno, quella che viviamo sulla nostra pelle, come secondo lei dovrebbe cambiare? Chi dovrebbe Ecco, cambiarla? io voglio sempre adoperare le parole del grande maestro, mio maestro Aldo Moro, mio anche, dico perché all'università, ma come dire, statista di grande livello e statista per tutti. Un po' di tempo, forse l'anno prima che succedesse il suo assassinio, egli pronunciò una frase famosa che dovrebbe far rabbrividire il popolo italiano intero. Disse: questo paese non si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non nascerà un nuovo senso del dovere. Dottore, il dovere questo paese non lo conosce. Queste parole avrebbero bisogno, ogni parola merita un congresso, ogni parola merita un approfondimento. Purtroppo è andata così, ma questa verità, la verità, la sua verità, finché vivremo noi, ci sarà sempre e avrà sempre la sua efficacia, perché è una verità che non offende nessuno e che aiuta un po' tutti, credo, credo, ritengo, ritengo. Bene, ringraziamo il nostro gentilissimo ospite, avvocato Saverio Papagni del Foro di Bari. Lo ringraziamo, speriamo di averlo nuovamente nostro ospite, graditissimo ospite. Nel salutarlo, un pensiero va naturalmente ad Aldo Moro, ai cinque Certo. poliziotti della sua scorta che sono stati barbarmente uccisi. A loro va E un nostro. anche, chiedo scusa dottore, voglio chiudere per l'amor del cielo, e anche a quella signora Barbara Balzerani, alla quale Maria Fida ha dato una risposta, io la risposta non gliela avrei mai data, non merita neanche risposta quella Certo. signora che dice che ormai del vittimismo si fa un mestiere. Questi sono soggetti che non dovrebbero neanche essere compresi in una società civile, però questa società spesse volte li coccola. Ma vabbè, Va bene, fatti tuoi, via. avvocato, un Ottime nuovo cose. grazie e le auguriamo Grazie a buon lei, lavoro. tante cose. Grazie, arrivederci. Buona Bene, giornata, arrivederci. salutiamo il nostro editorialista Massimo Bonella che vedo in linea. Ciao Massimo, editorialista di PianetaOggiTV.net. Ci dai le ultime nuove, Massimo? Sì, allora buonasera da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV alle 19:24. Saluto te, Ugo Lombardi, naturalmente un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e alla regia, che questa sera di turno credo ci sia Ugo Moreno. Allora, subito le anticipazioni per quanto riguarda il giornale radio Istria Oggi. Dunque, parleremo dell'incontro con la Società di Studi Fiumani a Roma, a seguire Lubiana, siglato trattato Italia-Slovenia, poi ancora Pola, concerto della SAC, e quindi arriviamo con una notizia
un flash di notizia che ci proviene da Trieste. Dunque andremo nell'aula magna del campus universitario di Piazzale Europa, che si terrà una presentazione giornata delle porte aperte. Di questo ed altro ancora ne parleremo tra pochissimo alle 45 qui su RST Radio Science TV, che ricordo è l'emittente sempre sul pezzo. Bene, grazie Massimo Bonella, grazie della tua naturalmente preziosissima informazione. A noi non rimane che salutare i nostri ospiti. Do la parola naturalmente al nostro regista Ugo Moreno per i saluti a tutti il network. Ti ringrazio Ugo, mi accodo ovviamente ai saluti all'ospite e ovviamente a tutto il condominio di Radio Science, a risentirci con spazio aperto la prossima settimana. Ovviamente, sì. Perdonami se ti interrompo, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che alle ore 22 avremo un importante incontro interessante con un'associazione We Are Stronger che si interessa di bullismo, la presidente è Olga Venosa e con la presidente di quest'associazione parleremo di un fenomeno purtroppo in espansione alle ore 22 sempre su questa rete. Grazie, grazie. Perfetto, e con questo è tutto, a risentirci più tardi. Arrivederci.